Buonasera a tutti. Mi presento, mi chiamo Hanat Faili, sono la presidente chairperson in realtà della SPE Young Professional Italian Section. Vorrei solo dire due parole, vorrei ringraziarvi per quelli che sono connessi da remoto e per chi è venuto stasera. Vorrei ringraziare tantissimo i nostri speaker per la disponibilità e il Polimi per averci dato la sala. Ricordo chi è connesso da remoto che nella descrizione del video, adesso vi faremo anche vedere una slide, avrete la possibilità di mandare in qualsiasi momento delle domande ai nostri speaker e fra qualche minuto inizieremo con le presentazioni. Mauro Suardi è oggi con me, che farà da moderatore e inizierà con una parte introduttiva sull'AI. Io proietto la slide e vi auguro una buona serata. Bene, buonasera a tutti. Come diceva Ana, che ringrazio, io sono Mauro Suardi, sono un Data and AI Scientist in ENI e oggi farò un po' da moderatore a questo incontro. Questa rapidamente è l'agenda di questo tardo pomeriggio. Innanzitutto, come diceva Ana, vi farò una rapidissima presentazione introduttiva al mondo dell'intelligenza artificiale. Questo perché non è detto che tutti qui in sala abbiate una conoscenza di base uniforme rispetto all'intelligenza artificiale, non è detto che chi è collegato al remoto ce l'abbia, e soprattutto vogliamo dare un po' un dizionario comune, una linea generale rispetto al mondo dell'intelligenza artificiale. A seguire ci saranno i quattro interventi dei nostri ospiti, i quali avranno un quarto d'ora di tempo per illustrare il loro caso studio e poi ci saranno 5 minuti nel quale avrete l'opportunità di fare delle domande. Dopo, per chi è collegato da remoto, spiegherò la modalità con una slide dedicata. Andiamo quindi un po' all'introduzione. Quindi, cos'è l'intelligenza artificiale? Cosa stiamo parlando? E innanzitutto dobbiamo un po' capire cosa ci aspettiamo da un'intelligenza artificiale. E quando ci facciamo questa domanda, noi ci aspettiamo che un'intelligenza artificiale agisca un po' da oracolo, sappia un po' rispondere a tutte le domande che noi le poniamo, che agisca da genio, che sappia agire, fare tutto quello che noi chiediamo, e che agisca da sovrano, che sappia agire in maniera autonoma per perseguire un obiettivo di lungo termine. Quindi diciamo che la capacità fondamentale di un'intelligenza artificiale è la capacità di meta-apprendere, apprendere come si apprende. Quindi, per dare una definizione comune, un'intelligenza artificiale non è altro che un sistema in grado di apprendere e risolvere dei problemi in un ambiente che cambia, che muta. E a questo punto è bene dare un po' di ordine rispetto a tutte quelle che sono le parole un po' molto di uso comune, che sono diventate un po' buzzword e che spesso vengono confuse tra loro. Parliamo, sono un data scientist, data and data scientist, come si confonde spesso la data science con l'intelligenza artificiale, machine learning, deep learning? Bene, diamo un attimo di ordine. Innanzitutto il cappello principale, la grande area principale è l'intelligenza artificiale, che come vi dicevo possiamo anche descrivere come formata da tutti quei sistemi che sono in grado di eseguire dei task che spesso, che generalmente richiedono l'intelligenza umana. Al di sotto dell'intelligenza artificiale troviamo l'area del machine learning, formata da tutti quegli algoritmi che sono in grado di apprendere dai dati sulla base di, diciamo, dei pattern che vengono osservati all'interno dei dati stessi. All'interno del machine learning troviamo tutta l'area del deep learning, che è una branca del machine learning, la quale utilizza modelli più complessi, utilizza le famose reti neurali profonde per separare un po' le distrazioni in Un atto. attimo, perché online non ci vede, quindi dobbiamo solo condividere la presentazione. Ok.
ma ci sono dei problemi di condivisione anche per permettere a chi è collegato in remoto di vedere. E mi date conferma che si può vedere anche online, così almeno possiamo ripartire. Sì, potete riprovare perché non si vede. Niente ancora? Sì, non si vede ancora, è tutto grigio. Riuscite a vedere adesso? Perfetto. Funziona, grazie. Ok, dicevo, oltre a queste aree, artificial intelligence, machine learning e deep learning, c'è la data science, ma quindi la domanda è dove si colloca la data science, dove si posiziona? Sta nel mezzo, si sovrappone, questo perché la data science non è altro che lo studio dei dati per estrarre diciamo, degli insights, diciamo, informazioni che consentono a un business di prendere delle decisioni. Come? Sfruttando tecniche di intelligenza artificiale, di machine learning, deep learning, eccetera. Quindi è per questo che c'è questa sovrapposizione ed è importante darne una definizione. All'interno di questa mappatura, che è una mappatura molto, molto generale, non troviamo quella che è la parola del momento, la AI generativa. Quindi la domanda che potreste porvi è: ma dove sta il mondo di ChatGPT? Dove sta la generativa? Sta all'interno di tutto questo che vi ho spiegato, perché all'interno del deep learning troviamo tutto il mondo dell'intelligenza artificiale generativa, che è formata da sistemi che non solo sanno generare nuovi contenuti in formato testo, ma anche in formato immagine, in formato musica. All'interno della generativa troviamo tutti i modelli di linguaggio, quindi large language models, all'interno del quale troviamo GPT. E con le sue specifiche versioni, quello che viene utilizzato dall'interfaccia utente che ormai è l'utilizzo di co comune, che è ChatGPT. Quindi questa è un po' la gerarchia. Detto un po' la definizione principale di intelligenza artificiale e detto un po' la relazione con gli altri termini, la domanda che ci poniamo quindi è: ma quali sono i problemi che risolve un'intelligenza artificiale? Dove ci può dare una mano in generale? Ci può dare una mano a livello di ragionamento, a livello di risolvere problemi tramite deduzione logica. Ci può dare una mano a livello di conoscenza, ovvero di prevedere dei comportamenti, dare delle azioni prescrittive. Ci consente di pianificare delle azioni di lungo termine, ci consente di comunicare, GPT stesso, diciamo, uno degli esempi, e ci consente anche di avere un'abilità di ricevere informazioni da sensori, immagini, audio, video e poi di trasmettere altre informazioni. Tutti questi domini e problemi possono essere applicati in tantissime aree e qui ne viene cito alcune che saranno quelle poi di cui in parte parleremo oggi. Abbiamo l'area manufatturiera, abbiamo l'area dei trasporti e della logistica, l'agricoltura, il mining, l'ambito energetico chiaramente e tutto quel mondo legato alla power utilities e alle rinnovabili. Parte di queste informazioni le ritroverete poi negli interventi dei nostri speaker, che oggi saranno Marco Pirrone di Eni, Lorenzo Colli di Bluepink, Francesco Cannarile di Eni e Andrea Manzoni del Polimi. Prima di lasciare la parola al primo intervento di oggi, vi ricordo per chi è collegato da remoto qual è la modalità per sottoporre delle domande durante gli interventi. Cliccate sul link nella descrizione del video, sarete ridiretti a un Google Form all'interno del quale potete compilarlo, scegliere qual è lo speaker a cui volete fare la domanda, compilare la domanda e poi io, insieme al supporto di Ana, visioneremo le domande e le riporteremo chiaramente ai nostri speaker. Direi che è giunto il momento di passare la parola al primo nostro speaker di oggi, Marco Pirrone. Prego, Marco.
Mi confermate che il collegato di remoto tra poco avrà la presentazione? Dovrebbe vedersi. Allora. Ma conferma, ma non sembra che ci siano problemi. Testa nessuno. Ora no. Va bene, allora iniziamo. Ciao a tutti, buona serata anche da parte mia. Mi chiamo Marco. E appunto lavoro in Eni dal 2009. Vi racconto una delle applicazioni che sono state fatte recentemente in Eni dal punto di vista di machine learning, quindi un caso studio specifico. Come vedete dal titolo, parleremo di caratterizzazione di giacimenti carbonatici ad olio e ovviamente altamente difficili da descrivere, per quello che ci siamo spinti con processi di tipo di con approcci tipo machine learning. Questa è la nostra agenda, partiamo con l'introduzione, la metodologia, l'applicazione, le conclusioni. E, ovviamente andando con ordine nell'introduzione tenteremo di delineare quelle che sono le motivazioni che ci hanno portato a un approccio di questo tipo. Come detto parliamo di rocce carbonatiche, quindi giacimenti carbonatici ad olio, che sono molto importanti, ma in inglese bad reputation, in italiano sono una brutta bestia dal punto di vista di caratterizzazione sia statica che dinamica. Questo perché? Per diversi motivi, uno dei principali che sono, diciamo, altamente eterogenei. Andare a descrivere la loro eterogeneità in maniera robusta non è così facile. Per dare degli esempi, ci sono delle zone di giacimento che possiamo chiamare standard, quelle che a volte chiamiamo, diciamo, di matrice, in cui, se vogliamo introdurre già subito un termine che ci porteremo lungo tutta la presentazione, che è una proprietà importante, che è la permeabilità della roccia, cioè la capacità della roccia di far fluire i fluidi al suo interno. Dal punto di vista di zone, diciamo, più o meno omogenee, come quelle che possiamo definire di matrice, la permeabilità è quella che ci aspettiamo per questo tipo di roccia. Mentre ci sono delle altre zone che invece sono altamente eterogenee, diciamo, portano una presenza di effetti diagenetici, vacuoli, pensiamo al gruviera, okay, tanto per capirci, o fratture, che invece sono caratterizzate da permeabilità molto molto più alte, okay? Degli enasmi di permeabilità, che sono anche le cose più interessanti se pensiamo allo sviluppo di un giacimento e far muovere molto bene i fluidi al suo interno. Ora, quello che ci serve è possibilmente uno schema che ci permetta di caratterizzare al meglio e descrivere al meglio la complessità di cui stiamo parlando. E questa complessità e questo schema deve tentare di caratterizzare al meglio soprattutto queste feature diagenetiche, come dicevamo, perché sono quelle legate agli enasmi di permeabilità e sono quelle che ci permettono magari di sviluppare al meglio il nostro giacimento carbonatico. E quindi questo ci porta all'obiettivo di questo lavoro, che è stato quello di identificare, caratterizzare e distribuire a scala 3D quelli che noi chiamiamo, in questo caso, feature scarsiche, okay? Quindi questi vacuoli di origine carsica che portano questi enhancement di permeabilità. E questo sarà importante, come vedrete, sia per il posizionamento dei pozzi, okay? Andare a intercettare queste zone, e poi anche per l'ottimizzazione della strategia di perforazione, cioè andare a identificare quelli che sono gli intervalli che vogliamo mettere in produzione. Come l'abbiamo fatto, ovviamente siamo qua, sono qua a parlare, se l'abbiamo fatto con un approccio di machine learning che andiamo a dettagliare nelle prossime slide. Vediamo la metodologia. Il workflow consiste di questi step. Il primo è una caratterizzazione avanzata di pozzo, cioè andiamo a identificare le zone che abbiamo intercettato dai nostri pozzi che sono a karst, cioè presentano questi enhancement di permeabilità, e vedremo come. Una volta che l'abbiamo caratterizzate, abbiamo il nostro set di pozzi in cui abbiamo a volte identificato, a volte no, questi venti carsici, facciamo una classificazione di pozzo. Quindi banalmente possiamo dire questo pozzo ha intercettato i carst, sì oppure no. E ora siamo a scala 1D. Come detto, il nostro approccio vuole andare a distribuire questa informazione a scala 3D e quindi ci serve una misura che possa risolvere il nostro problema. Una delle misure tipiche che porta informazione a scala 3D è la sismica di giacimento. E quindi andremo a selezionare degli attributi sismici che possono essere correlati con la classificazione che abbiamo fatto a scala 1D, in modo tale da creare un ponte quantitativo tra le diverse scale.
come l'abbiamo fatto con un approccio di machine learning, che alla fine della fiera non ci dà altro che una funzione di probabilità di avere questi enhancement di permeabilità, K, questa slice di permeabilità, a scala di giacimento. Quindi trasformiamo l'informazione di pozzo a scala di giacimento. Come detto, questo ci servirà per ottimizzare sia le traiettorie dei pozzi e gli intervalli di perforazione. I dettagli li vediamo direttamente nell'applicazione, che magari è più interessante. Ovviamente il nostro caso studio è un giacimento carbematico, è un giacimento ad olio e ovviamente è affetto da eventi carsici e che sappiamo portare degli enhancement di permeabilità e sappiamo anche che questi enhancement sono distribuiti regolarmente nel nostro giacimento. Come abbiamo visto, l'abbiamo visto in questo modo. Immaginiamo di aver selezionato uno dei diversi pozzi che abbiamo in questo giacimento, il pozzo verde, e in questa track, che è un po' rappresenta un po' la descrizione di questo pozzo, o meglio la descrizione che ci interessa. Nella track che si chiama Formation Evaluation, vediamo la colonnina litologica, dove i mattoncini azzurri non sono altro che la matrice carbonatica, e la zona bianca in quella track non è altro che la porosità del nostro intervallo, okay? Quella che può contenere i fluidi. Poi abbiamo il well sketch che ci serve in questa slide per indicare gli intervalli che sono stati messi in produzione. Quindi i triangolini neri sono quelli che dicono abbiamo messo in produzione questi due intervalli, quello al top e quello al bottom. E poi la track più interessante è l'ultima, dove abbiamo la stima di permeabilità che ci aspettiamo, che è la curva rossa. Se questo intervallo non avesse, diciamo, degli eventi carsici, okay, quindi la nostra stima senza eventi carsici, confrontata con la curva squadrettata nera, che invece è un'informazione che ci portiamo a casa dopo che abbiamo messo in produzione il pozzo e abbiamo aperto questi intervalli. È una stima che viene fatta attraverso determinate misure che adesso andiamo a dettagliare, well test e PLT, Production Logging Tool. Pensate che ci possono essere delle misure che ci possono portare a stimare la permeabilità effettivamente vista, diciamo, in questi intervalli. Come vedete, le curve sono abbastanza comparabili, abbiamo anche una media di 10 millidarsi, che è una permeabilità medio-bassa, okay? Per entrambe le stime, quindi vuol dire che la nostra stima senza vericast è in linea con quello che abbiamo osservato. Quindi questo pozzo lo possiamo tranquillamente classificare come normalized. Se andiamo in alto a destra del nostro giacimento, invece abbiamo una situazione opposta, perché c'è un intervallo, quello centrale, dove c'è scritto XX20, che invece mostra un enhancement di permeabilità misurata rispetto a quella attesa. Okay? E stiamo parlando di un darsi, quindi 1000 millidarsi, quindi due ordini di grandezza maggiori in quell'intervallo rispetto alle attese. Questo è un tipico pozzo che possiamo classificare come karst. Ovviamente l'idea è andare a distribuire le macchiette rosse lungo tutto il nostro giacimento. Okay, che sono quelle zone con presenza di gas. Vediamo la prima parte. Come abbiamo detectato, come abbiamo identificato i karst? L'abbiamo fatto in due modi. Uno con, diciamo, un approccio statico, utilizzando delle misure, che in questo caso sono image log, sono log di immagini microresistivi. Abbiamo fatto il nostro pozzo, abbiamo utilizzato dei tool che ci danno un'immagine resistiva sui 360 gradi diciamo, dell'intervallo che abbiamo perforato ad ogni profondità. E senza entrare nei dettagli, le macchiette nere potete immaginare che sono i nostri vapori. Okay? Queste macchiette nere riusciamo con un image processing a identificarle bene e a capire se sono connesse o meno e a identificare, diciamo, a calcolare quella che è la densità di vapori. Okay? Vediamo che la zona centrale, che possiamo anche flaggare con una bella flag rossa, è un intervallo che è caratterizzato da un'alta densità di vapori. Gli intervalli verdi sono intervalli con una medio-bassa intensità di vapori, mentre gli intervalli bianchi senza flag sono senza karst. Questa cosa l'abbiamo fatta per più di 40 pozzi. Okay? Benissimo, questi karst che abbiamo identificato in maniera statica ci portano ad avere l'enhancement di permeabilità. Per rispondere a questa domanda dobbiamo effettuare delle misure dinamiche, che sono quelle che vi dicevo prima, quindi well test e PLT. In quest'altro esempio vediamo che abbiamo perforato tutti quegli intervalli sempre con i triangolini neri. E nell'intervallo al top, dove vedete tutte le flag verdi e rosse, quindi abbiamo un'alta densità di vapori vista da log di immagine e senza entrare nei dettagli abbiamo possi la possibilità, dopo aver messo in produzione il pozzo, di identificare che la parte alta è anche quella che è caratterizzata da una permeabilità molto molto alta, più alta delle aspettative, quindi più alta di quella che è la permeabilità da matrice. Infatti abbiamo che nella zona alta, dove abbiamo tutte le flag, abbiamo permeabilità intorno al darsi, mentre nella zona bassa, senza flag, abbiamo delle permeabilità dell'ordine delle decine di millidarsi. Okay? Questo
Questa cosa l'abbiamo fatta per più di 60 pozzi e alla fine abbiamo calcolato, abbiamo classificato i nostri pozzi come CARS e no CARS, come detto prima, in funzione delle risposte sia statiche che dinamiche. Andiamo a tentare di aumentare la nostra scala, andiamo a scala 3D. Per farlo abbiamo fatto appunto tutto il processo di machine learning che vi ho anticipato prima. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso la sismica, abbiamo selezionato sei attributi sismici, quindi sei caratteristiche che venivano dalla misura sismica, e perché le abbiamo selezionate? Perché ci siamo accorti che avevano una buona correlazione con la classificazione che avevamo fatto, CARST, no CARST. Ovviamente questi attributi sismici sono stati estratti ai pozzi, okay? Ai pozzi che abbiamo classificato. Quali sono questi attributi sismici? Tanto per dare delle idee, abbiamo dei lineamenti visti dalla sismica orientati in una certa direzione rispetto a un'altra, la distanza da delle doline viste dalla sismica stessa, altri attributi tra cui anche informazioni di sismica legate alla frequenza con cui sono state acquisite. E come detto, questi attributi sismici sono stati utilizzati in una classificazione supervisionata. Perché? Perché abbiamo estratto questi attributi sismici ai pozzi, avevamo fatto la nostra classificazione CARST, no CARST, e quindi abbiamo tentato di far imparare a determinare quali erano i pattern che portavano eventualmente questi attributi sismici a essere correlati con la presenza o meno di carsismo vista in maniera, supervisionata da noi perché abbiamo fatto la classificazione nei pozzi che abbiamo scelto. Quindi sono stati selezionati diversi algoritmi che hanno trovato questa relazione quantitativa, okay? Con una buona capacità predittiva e alla fine il nostro modello è stato un modello probabilistico, okay? Che ci ha permesso, di definire una certa funzione, sempre non entrando nei dettagli, ma dando, l'idea generale. Ci ha permesso attraverso questi algoritmi di machine learning di avere una funzione che ci potesse dire qual era la probabilità di avere carsismo dato un tipico comportamento sismico. E questa funzione è stata definita grazie a tutto il lavoro che vi ho fatto, vi ho anticipato prima. Okay? E la funzione è stata definita tramite questi algoritmi di machine learning. La capacità predittiva era buona perché avevamo una capacità predittiva di circa dell'80% nel blind test, okay? Quindi avevamo determinati pozzi che sono stati usati come training, quindi gli algoritmi hanno imparato, e una buona percentuale di pozzi è stato utilizzato come blind test e la classificazione, di cui conosciamo la risposta ovviamente, la classificazione ha portato ad avere una capacità predittiva buona del 80%. Una volta che abbiamo questa funzione, che è completamente data driven perché ha imparato da quello che le abbiamo insegnato ed è legata alla sismica, abbiamo questa funzione che può essere utilizzata a scala di giacimento anche lontano dai pozzi, che è il nostro obiettivo, cioè andare a trasformare il nostro modello di giacimento con un'informazione, sempre a scala 3D, che ci dicesse qual è la probabilità di avere carsismo grazie all'applicazione di questo algoritmo sulla sismica di tutto il giacimento. Di avere carsismo o meno in una certa zona. E quindi abbiamo creato queste mappe di probabilità di CARS. Dove vedete rossa abbiamo un'alta probabilità di carsismo, dove vedete blu abbiamo una bassissima probabilità di carsismo. Come le abbiamo utilizzate? Come detto prima, per tentare di ottimizzare al meglio la traiettoria dei pozzi, per sviluppare al meglio il nostro giacimento. Questo è un esempio dei diversi che sono stati fatti, in cui il nostro pozzo che chiamiamo A aveva una traiettoria che è quella che vedete in figura, la traiettoria originale che punta verso in alto a sinistra di quella mappa, e che andava, secondo le nostre mappe di probabilità, in una zona che aveva una medio-bassa probabilità di avere CARST. Quindi è stata modificata la traiettoria in modo tale da intercettare una zona rossa, okay? Con più alta probabilità di carsismo. È stato perforato il pozzo e sono state acquisite sono state fatte delle misure per andare a caratterizzare lungo il pozzo la presenza o meno, anche la presenza o meno di CARST. E se vi ricordate le nostre flag verdi e rosse, vedete che nella zona alta del pozzo abbiamo intercettato tantissime zone con una densità di vacuoli e di carsismo molto molto alta. Ovviamente abbiamo deciso anche gli intervalli da perforare e ovviamente abbiamo scelto gli intervalli sicuramente con la presenza di flag rosse.
e più altre motivazioni per forare quel tipo di intervalli. Quindi sono stati messi in produzione, è stata messa in produzione la parte alta di questo pozzo di fronte alle zone rosse principalmente. Abbiamo fatto le acquisizioni che avevamo anche utilizzato precedentemente per andare a caratterizzare dal punto di vista dinamico questi intervalli messi in produzione, e anche qui abbiamo delle permeabilità molto molto alte, e quindi conferma che questi intervalli, cioè questi vacuoli, sono altamente connessi e portano ad avere delle nasme di permeabilità esattamente come ci aspettavamo. Questo è un esempio di quello che abbiamo intercettato nella zona alta del pozzo, in cui vedete il gruviera di cui vi parlavo prima, che è esattamente quello che si stava cercando. Questa cosa è stata fatta per dozzine di pozzi, ormai questo progetto è in piedi da diversi anni, e queste mappe vengono utilizzate ancora oggi per definire al meglio la traiettoria dei pozzi, se l'idea è andare a intercettare questo tipo di intervalli carsici. Concludiamo, spero di essere nei tempi a grandi linee. Abbiamo visto come un modello di machine learning può aiutarci a caratterizzare al meglio questi giacimenti che sono altamente complessi. Abbiamo visto che cosa abbiamo utilizzato. Il grosso è stato l'utilizzo di log di immagine dal punto di vista statico e altri log dal punto di vista dinamico, a misure dal punto di vista dinamico, per andare a identificare intervalli con le nasme di profondità. Abbiamo utilizzato lato machine learning, una classificazione supervisionata, perché noi volevamo guidare questi algoritmi per poter identificare al meglio l'informazione che volevamo portarci a casa, e queste mappe sono state generate sfruttando e mettendo in correlazione, diciamo, un mondo 1D con un mondo 3D, grazie a un processo di machine learning che si basava principalmente anche sulla sismica, ovviamente. Grazie a tutti, spero di essere stato abbastanza chiaro. Ovviamente qui vedete solo il mio nome, ma potete immaginare che questo lavoro è stato fatto con diverse, diciamo, persone, diverse discipline. Come detto prima, un lavoro che per essere definito ci ha voluto, diciamo, un paio d'anni. Innanzitutto, grazie mille Marco, bellissima presentazione, assolutamente nei tempi. Ti faccio, prima di chiedere al pubblico se ha qualche domanda, puoi vedere anche chi è da casa, una domanda rispetto a che tipi di algoritmi avete utilizzato. Hai parlato di vari modelli, eccetera, però un po' curioso di Sì. capire quale avete testato. Allora, il tutto è nato inizialmente sfruttando dei software commerciali che avevano al loro interno una rete neurale a un layer. Potete immaginare, diciamo, la capacità predittiva, che non era male, però, visto che comunque avevamo già dei buonissimi risultati per la prima parte dello studio, che comprendeva, diciamo, un dataset magari non ricco come dopo 2 anni di studio, come potete immaginare, abbiamo visto le potenzialità, e quindi ci siamo spinti a tentare di capire se poi, aumentando il dataset, che comunque stiamo continuamente updatando, cioè aggiornando, una volta che arrivano nuovi pozzi, e recentemente dovremmo affrontare, diciamo, l'update, abbiamo iniziato a testare anche altri tipi di algoritmi. Come detto, avete visto che i modelli sono, diciamo, principalmente probabilistici, perché ovviamente ci serve sempre, o almeno lato nostro ci piace sempre avere un'idea dell'incertezza che dobbiamo affrontare quando abbiamo in piedi dei processi data-driven, e non solo, ma soprattutto data-driven. Quindi gli algoritmi che abbiamo testato più recentemente sono delle neural network probabilistiche, che ti possono dare anche la probabilità di quello che stai ottenendo dal punto di vista di classificazione. Algoritmi abbastanza semplici come la logistic regression, che comunque sono probabilistici intrinsecamente, dei random forest, in modo tale che potessero darci una probabilità, che non sono, diciamo, automaticamente probabilistici, però, diciamo, algoritmi abbastanza standard dal punto di vista di classificazione, ma sempre con l'idea di poter ottenere una probabilità per i motivi che dicevo prima. Grazie mille. Qualcuno qui in sala? Che domanda? Curiosità? Prego. Ho una curiosità, non so, devo. Nella funzione che avete sviluppato per valutare la probabilità, che è in funzione dei diversi sismici, attributi sismici,
Avete per caso poi, una volta fatto il training del modello, una sorta di analisi sensitività per capire se alcuni attributi avevano più impatto o meno rispetto agli altri, e poi magari un'ottimizzazione di come campionare i vari attributi sismici in funzione di cosa vi interessa di più? Domanda super azzeccata, tant'è vero che questi sei attributi di cui parlavo sono un sottinsieme dei 16 attributi che abbiamo iniziato a guardare. E ovviamente questi sei sono stati selezionati proprio grazie a questo tipo di analisi di sensitività, perché erano quelli che avevano un impatto maggiore. Okay? E la cosa importante è e matematicamente, dal punto di vista, diciamo, quantitativo, questi sei sono entrati ad essere abbastanza simili dal punto di vista di portare la predizione a quella che era poi la predizione finale. La cosa importante, che comunque ci ha fatto sorridere dopo che abbiamo visto quali erano gli attributi sismici, erano tutte cose spiegabili dal punto di vista geologico. Io non ho un background geologico, ma chi ha lavorato nel progetto con background geologico ha trovato il motivo per cui questi dovevano essere quelli più impattanti. Un'altra domanda proveniente dal pubblico che ci segue in streaming è: perché è stato scelto un approccio machine learning per la distribuzione degli eventi carsici a scala di giacimento? Giusto? Perché? Allora, dal punto di vista di distribuzione di questo tipo di fenomeno a scala di giacimento, siamo in un giacimento carbonatico e, come detto, questi fenomeni che hanno portato ad avere questi vacuoli, la presenza di vacuoli, diciamo, dinasme di permeabilità, abbiamo imparato a essere carsici. E cosa vuol dire? Che sono stati generati milioni di anni fa, quando principalmente piogge acide hanno creato questi vacuoli. Ok? Come potete immaginare, andare a distribuire con un driver quella che è la localizzazione di dove una pioggia acida milioni di anni fa ha avuto gli effetti maggiori non è uno scherzo. Non c'è un driver come potrebbe essere un driver sedimentologico per un giacimento di sabbia argilla, un driver deposizionale. Tant'è vero che prima di questo approccio si era utilizzato un approccio prettamente stocastico. Veniva distribuito in maniera randomica. Questo portava ad avere dei risultati più o meno soddisfacenti, magari più verso il meno che più, e quindi abbiamo tentato di onorare al massimo tutti i dati che avevamo. Quindi era, diciamo, una scelta ponderata, e che era la scelta migliore visto il problema che dovevamo affrontare. Grazie mille. Un applauso. Il prossimo speech è invece a cura di Lorenzo Colli, Technologies at Bluefin, che ci parlerà di virtual sensing attraverso hybrid modeling. Ricordo, per chi vuole fare streaming, che nella descrizione del video c'è un link a un form all'interno del quale potete compilare la vostra domanda e la leggeremo a fine dell'intervento di Lorenzo. Lorenzo è sul titolo di video, che potrà vedere. Grazie mille, grazie a tutti i presenti, grazie a quelli che sono connessi in rete.
E grazie soprattutto per averci invitato questa sera a questo bellissimo evento e darci la possibilità di parlare di virtual sensing, in particolare in campo automotive. Permettetemi di partire spendendo due paroline su di noi, su Bluethink, su chi siamo. Bluethink nasce nel 2009 dal Politecnico di Torino, l'incubatore, e si sviluppa a Milano. Bluethink si occupa di innovazione di prodotto, innovazione di forme, innovazione di funzioni e delle tecnologie che riescono ad abilitare queste forme, queste funzioni nuove. Ci occupiamo anche attraverso Blue Foundation di innovazione di processi e di una visione di ottimizzazione delle risorse, dell'energia in visione della transizione energetica e l'argomento principale per questa serata, attraverso Modelway, il nostro braccio destro per l'AI, ci occupiamo di AI, che è un argomento veramente centrale dell'innovazione al giorno d'oggi. Bluethink si occupa di innovazione in parecchi settori, da quelli che potete trovare nella vostra cucina a quelli in cui dovete andare nello spazio per vederli. Questa sera, però, appunto, vi farò vedere alcuni esempi dal mondo dell'automotive, esempi che però potremo poi anche trasportare in altri settori. Per l'appunto, l'argomento di stasera è il virtual sensing. Quindi, che cos'è il virtual sensing? Vuol dire andare a stimare una quantità di interesse che non stiamo misurando direttamente, grazie ad altre quantità che abbiamo misurato, che stiamo misurando, quantità di input al sistema di interesse, quantità di output. In particolare, la nostra missione è quella di andare a replicare in senso funzionale un sensore fisico, quindi avere le stesse caratteristiche di affidabilità, di robustezza e di misura in tempo reale di un sensore fisico senza avere il sensore fisico. Queste tre caratteristiche sono estremamente difficili da replicare, in particolare nel caso in cui il sistema da cui esce questa quantità di interesse è un sistema altamente non lineare. Da un lato abbiamo degli approcci basati su modelli ai principi primi, che tendono a essere molto accurati, ma sono pesanti computazionalmente, e quindi non ci sono la capacità di avere una stima in tempo reale, una cosa fondamentale nel mondo automotive. Dall'altro abbiamo soluzioni AI, chiamiamole classiche, che tendono ad essere più veloci, tendono ad avere comunque una risposta accurata, ma tendono ad essere meno affidabili. Ogni tanto abbiamo delle predizioni veramente fuori da ogni limite. La soluzione di Modelway a tutto questo è quella di usare un approccio ibrido, ovvero combinare il meglio dai modelli physics-based e da una parte data-driven. Vi faccio un po' di esempi per calare questo nell'esperienza quotidiana che abbiamo noi a Modelway nell'ambito automotive. Come primo esempio, una stima dell'angolo di derapata. È molto importante per auto sportive, per auto da corsa, avere una stima. Fondamentalmente la differenza tra la direzione in cui le ruote puntano e la direzione in cui l'auto sta andando. Per auto in pista, auto da corsa, dove hai un pilota esperto, vuoi tenere la vettura sempre al limite per avere il miglior tempo in gara possibile. Per un'auto sportiva al di fuori della pista, dove magari hai un pilota meno esperto, vuoi comunque avere una grossa sicurezza, vuoi evitare di perdere il controllo dell'auto. Quindi una soluzione di questo tipo, la conoscenza dell'angolo di invernata è fondamentale per ottimizzare le prestazioni dell'auto.
Ed è una misura che è possibile ottenere tramite sensori fisici che però sono molto voluminosi, molto pesanti. Se li metti su un'auto da corsa, non è più un'auto da corsa, hai un trattore. E quindi le case costruttrici sono sempre state interessate a una soluzione alternativa. Il problema era che le soluzioni proposte non avevano una affidabilità sufficiente. Erano molto performanti in una certa particolare condizione ambientale. Ma se cambiavano le condizioni ambientali, si metteva a piovere, le predizioni diventavano errate, la macchina finiva fuori pista e si schiantava. Modulo con il suo approccio ibrido è riuscita a ottenere una soluzione affidabile in qualunque condizione ambientale, tanto che le case costruttrici sono arrivate a mettere la salute del pilota nelle mani della nostra soluzione DVS, che adesso è stata installata in modelli di produzione di auto sportive. Un secondo esempio. In questo caso, passando alle batterie delle macchine, delle automobili, abbiamo la stima dello stato di salute, dello stato di carica delle batterie. In questo caso non esiste veramente un sensore fisico che ti può misurare direttamente lo stato di salute, lo stato di carica della batteria. Sul lungo periodo, cioè un po' più lungo, lo puoi dedurre dal comportamento della batteria stessa. Ma per avere una indicazione istantanea, puntuale, dello stato di carica, dello stato di salute della batteria, tradizionalmente venivano usate tables, venivano usate soluzioni AI, che però non avevano un'accuratezza sufficiente su tutto lo spettro di possibili condizioni di utilizzo della batteria. Anche in questo caso, grazie al modeling ibrido, siamo riusciti ad ottenere una soluzione più performante e a controbilanciare la non linearità del sistema, ottenendo previsioni accurate. Passando da previsioni più fisiche a una più chimica, in questo caso usiamo il DVS per andare a stimare la percentuale di idrogeno in una miscela di idrogeno e metano. Il background per questa soluzione sta in un cliente che aveva sviluppato un motore a combustione interna che poteva funzionare con un grande range di possibili fuel da metano puro a metano in miscela con l'idrogeno. Per ottimizzare però le prestazioni del motore, ridurre i consumi, ridurre le emissioni inquinanti, bisognava sapere la percentuale di idrogeno. Ora, tutta l'idea era quella di poter utilizzare biofuel, in particolare appunto queste miscele di metano e idrogeno derivanti da scarti di natura biologica, in cui è abbastanza complicato andare a controllare esattamente la percentuale di idrogeno in miscela. E quindi l'idea era quella di avere un'automobile che potesse rifornirsi in maniera indifferente, mantenendo sempre prestazioni elevate. Ora, in questo caso è possibile, con analisi di laboratorio, andare a sapere quanto idrogeno c'è nella tua miscela. Ovviamente, anche qui, se hai una panda, non ti porti dietro un laboratorio di analisi chimiche, altrimenti non vai da nessuna parte. E anche qui siamo riusciti a implementare una soluzione che, utilizzando solo quantità che sono già note alla centralina della macchina, cose come il girimotore, i dati letti della sonda lambda, altri dati di questo tipo già disponibili alla centralina. Riusciamo ad avere in tempo reale una stima della quantità di idrogeno nella miscela per adattare i parametri della centralina, ottimizzare le prestazioni del motore. Ma il DVS non è solo
per l'appunto misura e stima di una quantità può anche essere usato per previsione e controllo. In questo esempio il punto fondamentale era andare a predire la temperatura del motore, in particolare la temperatura dell'olio motore intorno alla durocamme, per prevenire una rottura del motore. Prevenire come? Nel momento in cui si riesce a predire che il motore andrà ad aumentare la propria temperatura al di sopra dei valori critici, si può attivare in maniera preventiva la ventola, il sistema di raffreddamento, in modo da preraffreddare il motore e compensare l'arrivo di calore successivo. Anche qui difficoltà principale è la non linearità di tutto il sistema e il grande range di pressioni e di temperature a cui il motore lavora, l'olio si può trovare. E anche in questo caso un'altra grossa difficoltà è quella di avere a disposizione solo le capacità computazionali di una centralina. In tutti questi casi, avessimo avuto un cluster a disposizione, si potrebbe implementare una soluzione più pesante, ma anche qui in campo automotive, se ti porti dietro un cluster, non vai da nessuna parte. Ultimo esempio, ritornando alla chimica, la previsione degli inquinanti nei gas di scarico a valle della combustione, a valle dell'azione dei cataliti. Anche qui per ottimizzare l'uso dei cataliti, in questo caso è un'innovazione che è stata spinta, spronata da un cambiamento nei regolamenti, si richiedono dei livelli di inquinanti più bassi, e quindi il cliente viene a noi e dice: noi vorremmo tenere lo stesso sistema, utilizzarlo però in maniera più ottimizzata, più performante. Il DDS riesce a farti anche questo. Avete sentito parlare di approccio ibrido? Che cos'è questo approccio ibrido? È un approccio che combina da un lato un modello fisico basato sulla fisica, approssimato abbastanza da poter essere risolto dalle capacità computazionali che abbiamo a disposizione sull'auto, a cui viene accoppiato una parte data-driven, che va a dare in totale un modello che è fit for purpose, che è veramente tailor-made per il sistema in considerazione, che potrebbe essere, per esempio, quel modello di auto, ma in molti casi va anche al di là di questo, è proprio per quell'auto specifica, una volta che esce dalla linea di produzione. Quindi qual è l'idea di fondo? L'idea di fondo è che abbiamo un qualunque sistema fisico ingegneristico complesso con la nostra quantità di interesse che varia in maniera non lineare rispetto ai nostri parametri di controllo, rispetto alle variabili ambientali. Il primo step è quello del modello fisico approssimato. Abbiamo detto approssimato perché così è un modello agile e snello. È approssimato, quindi di per sé non ci darà veramente una predizione così accurata, ma mantiene, e qui sta la capacità delle persone che stima, che implementa questo modello, deve mantenere la capacità di avere una previsione ragionevole, una previsione che non andrà mai all'infinito, che rimarrà in una zona di ragionevolezza e che cattura al primo ordine l'andamento del nostro sistema. Questo ci consente di avere delle fondamenta, delle fondamenta molto solide, su cui andare a costruire la soluzione completa che usa la parte di dati per l'appunto migliorare l'accuratezza e per dare una soluzione che è fit per il sistema in considerazione. Inoltre, possiamo anche ottenere una stima dell'incertezza con cui andiamo a fare la nostra predizione, il che può tornarci molto utile nei casi, per l'appunto, in cui andiamo a fare un controllo, una
prendere delle decisioni in maniera automatica o in maniera umana, possiamo andare a ottimizzare, essere più confidenti, ottimizzare in maniera più aggressiva laddove sappiamo che la previsione è più accurata, e possiamo cambiare la nostra strategia di ottimizzazione, magari mantenendoci, esponendoci di meno al rischio, mantenendoci un po' più conservativi laddove l'incertezza è maggiore. Quindi per concludere, vi ho mostrato che il virtual sensing può essere usato per rimpiazzare un sensore fisico, ottenendo minori costi, minori volumi, minori ingombri, minori pesi, o può anche essere usato per affiancare un sensore fisico laddove abbiamo una misura che è veramente mission critical e dove vogliamo avere ridondanza. Le soluzioni tradizionali ai problemi di virtual sensing tendono a non essere soddisfacenti perché o sono troppo costose computazionalmente, troppo rigide, o non sono abbastanza affidabili. Una soluzione di modellizzazione ibrida riesce ad avere il meglio di entrambi i mondi, avendo sia una robustezza, un'affidabilità data dalla parte physics-based e un'accuratezza, un'adattabilità dalla parte data-driven. Le soluzioni di VS che vi ho presentato erano applicate al mondo automotive, ma possono essere applicate con le adeguate misure anche a molti altri ambiti. Per esempio, pensiamo a un directional drilling, vogliamo sapere la direzione di movimento, ci interesserebbe sapere la temperatura del nostro drill bit, vorremmo sapere lo state of health del nostro drill bit. Pensiamo a tutto il comparto petrolchimico, ci sono tantissimi problemi di interesse dove vogliamo andare a misurare o a predire le specie chimiche che entrano nelle nostre reazioni chimiche. Con questo concludo e vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie mille Lorenzo. C'è qualcuno dal pubblico con una domanda? Chiedevo, avete mai pensato di applicare questo modello al settore sanitario? Per vedere, ad esempio, un parametro, che ne so, delle analisi del sangue da altri... Sì, assolutamente. Abbiamo sviluppato un proof of concept per andare a misurare parametri come il livello di ossigenazione nel sangue partendo dalle misure di smartwatch e dai LED degli smartwatch che ti possono dare nel contesto di una soluzione di detezione dello stato di salute dei lavoratori di un'azienda. E avete avuto buoni risultati? Buoni risultati, sì. Grazie. Io in realtà ho una domanda molto simile. Volevo chiedere se la tecnologia da GPS può essere anche applicata per i farmi di destra. Ottima domanda, sì, è un argomento su cui io personalmente ho pensato a lungo, ho fatto degli studi e come BlueThink e come Modelway abbiamo fatto anche qui degli studi esplorativi e può essere usata per l'appunto in maniera tutto sommato similare alla presentazione di prima per mettere assieme vari tipi di misure sismiche di log per andare a individuare quantità di interesse. Ovviamente ci deve essere un appiglio a quantità misurate. In tutte queste applicazioni di automotive c'è sempre un ground truth che è leggermente più facile da ottenere perché si porta il motore in laboratorio e si fanno misure. Nel caso di sottosuolo si è molto più reliant sulle misure di pozzo, sui log e sulle misure geologiche, però può dare buoni risultati anche lì. Grazie. C'è un'altra domanda? Sì, non lo so sapere. Nel caso dell'applicazione sull'automotive, se avete utilizzato un hardware accelerato specializzato per seguire la rete neurale oppure diciamo le... In realtà erano sufficienti prestazioni più basse di non so, una circuito normale.
Forse quelli a caso non sentono le domande. Allora, giusto per ripetere, la domanda era se abbiamo usato un hardware dedicato per reti neurali oppure no. La risposta è che dipende dalla parte di machine learning o di intelligenza artificiale. In generale, di solito no, nel senso che usiamo l'hardware che il nostro cliente ci mette a disposizione. Il nostro cliente dice questo è l'hardware che potete usare e noi ci adattiamo a quello. In generale non abbiamo bisogno di reti neurali molto complicate per questi, perché per l'appunto la parte di physics-based ci consente di usare metodi di machine learning più agili. Sì, la domanda era proprio nello specifico dell'automotive, perché visto il calcolo dell'assetto in real time, i tempi di calcolo devono essere molto più veloci. Assolutamente, assolutamente, non abbiamo dovuto usare un hardware accelerato per quello. Grazie mille Lorenzo, un applauso ancora. Chiamo qui il prossimo speaker, Francesco Cannavile, referente del chapter Data Science in ENI. Un applauso. Innanzitutto, buonasera a tutti, buonasera a chi ci segue da remoto, ai partecipanti, un ringraziamento alla SPE per averci invitato a questo evento. Allora, quello di cui vi parlerò stasera sarà come l'intelligenza artificiale può essere un prezioso alleato nello sviluppo di nuove tecnologie per accelerarne e di rischiarne lo sviluppo nell'ambito della volontà di raggiungere, per esempio, obiettivi di carbon neutrali. Quindi partiamo da inizio un po' qual è il contesto. ENI nel 2023 ha confermato la volontà, di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. E uno dei modi per fare questo è puntare su nuove tecnologie. E il principio che segue è sviluppare nuove tecnologie con un mix tecnologico, cioè cosa vuol dire questo? Piuttosto che puntare su una singola tecnologia, si punta su un set diverso di tecnologie che possono essere utilizzate in diversi contesti e in diverse applicazioni. Per cui se andiamo un po' a focalizzarci sull'insieme di diverse tecnologie che si stanno sviluppando in ambito R&D, abbiamo tecnologie per le rinnovabili, quindi energia termica, energia elettrica, pensate all'eolico, al fotovoltaico, parliamo di carbon capture, usage e storage, tutto il mondo legato all'ambiente, pensate quindi per esempio al recupero dei terreni in zone presso ex siti industriali. L'energia del futuro, la fusione a confinamento magnetico, per arrivare poi all'economia circolare e quindi, per esempio, biocarburanti e chimica sostenibile. E dove si inserisce l'intelligenza artificiale? Prima di dirvi dove si inserisce l'intelligenza artificiale, è bene capire come si inserisce. E quindi, un attimo, quello che vorrei fare è rivisitare quelli che sono le diverse fasi di sviluppo di una tecnologia. Qui utilizziamo una tassonomia della NASA, quindi parliamo dei così noti Technological Readiness Level, per cui una tecnologia, insomma, può essere categorizzata a seconda del suo livello di sviluppo in diverse categorie. In particolare, qui i TRL 1, 2, 3 fanno riferimento a quella che tipicamente si chiama la fase sperimentale. Qui il focus è sull'hypothesis testing, sul design, sullo sviluppo di modelli fisici. In una fase successiva, quando si hanno maggiori informazioni, maggiori dati, e quindi qua siamo nel TRL che va dal 4 al 6 e siamo nella fase pilota, si hanno più informazioni. Qui il focus è sul andare a validare ipotesi, si comincia ad avere un primo impianto pilota, si cominciano a fare le prime ottimizzazioni, finché poi dopo si arriva alla fase, diciamo, un po' più finale in cui si ha un primo impianto dimostrativo. E quindi siamo nei TRL che vanno dal 7 all'11 in questo caso, quindi si ha un
un impianto che è un surrogato, no, della tecnologia che si sta sviluppando e viene in questa fase, si va a valutare effettivamente se la tecnologia è efficiente, è affidabile e possa essere poi scalata su larga scala. Quindi, dato questo presupposto, quello che abbiamo fatto di data science del centro di eccellenza IENI è porci il problema, ma a seconda dello sviluppo, del livello di sviluppo della tecnologia, che tecniche possiamo utilizzare per supportare i nostri colleghi di R&D? E qui quindi a seconda delle diverse, insomma, dei diversi livelli, quello che abbiamo fatto è un po' proporre un approccio per cui in una fase sperimentale, come vi, nella fase sperimentale, come vi dicevo, si ha poche informazioni, si hanno pochi dati, vengono fatti i primi esperimenti. E che tecniche utilizziamo per supportare i nostri colleghi? Beh, utilizziamo, si comincia dalla base, no? I dati servono, quindi utilizziamo tecniche di data enrichment. Recentemente abbiamo cominciato sempre nell'ottica del data enrichment, per esempio, c'è tutto il mondo anche della generative AI per estrarre informazioni da documenti testuali, quindi pensate, paper scientifici, sicuramente può essere uno strumento che può dare un gran supporto. Chiaramente poi i risultati sempre supervisionati dai nostri ricercatori. Un'altra tecnica, e poi dopo darò più dettagli, è quella dell'optimal experimental design, quindi per pianificare in maniera ottima gli esperimenti, e questo poi ve lo racconto in una fase successiva. Sempre in questa fase, quindi modelli fisici, supportiamo anche nella calibrazione dei modelli fisici, e a seconda, insomma, di quanto il modello fisico può essere complesso, sviluppiamo anche modelli surrogati, pensate. Adesso modelli un po' più che vanno in questo periodo sono Physics Informed Neural Network, Deep Operator Network, sono tutte tecniche che effettivamente possono in qualche modo accelerare in quei casi in cui la simulazione, o meglio, le simulazioni da effettuare sono time consuming. Quando invece si arriva nella fase pilota e quindi in questo caso si cominciano ad avere i primi dati dalla macchina, o meglio dalla tecnologia, siamo in una fase in cui si possono cominciare a sviluppare i primi algoritmi predittivi, quindi algoritmi di anomaly detection, per esempio, o algoritmi per andare a ottimizzare i parametri di processo, per identificare i set point ottimali. Qui faccio riferimento a tutto quello che è un po' il mondo sia dell'ottimizzazione un po' più classica, ma anche quella che è l'ottimizzazione, chiamiamola istante per istante, più spinta, per esempio reinforcement learning. Nella fase dimostrativa, qui cominciano ad arrivare i dati in maniera sostanziale e in questo caso si cominciano a fare un po' tutte le predittive, cominciare a pensare a strategie, per esempio, di manutenzione predittiva, cominciare a sviluppare prime dashboard che possono essere di supporto agli operatori che devono, insomma, monitorare la tecnologia, l'impianto, e tutto questo con un processo di continuous improvement. E tutte queste, diciamo, tutte queste metodologie che utilizziamo, no? Questo processo è pensato fin dall'inizio per poi andare a sviluppare un gemello digitale della tecnologia che si sta analizzando, in modo da essere già pronti dopo la fase dimostrativa, se la tecnologia ha mostrato di essere, insomma, di essere affidabile e di poter essere scalata su larga scala, insomma, di essere già pronti per quando poi si deve andare in operation. E quindi il focus che vi voglio dare oggi è in particolare, ci focalizziamo quindi sulla fase sperimentale, quindi su una particolare metodologia di tecnica che può essere utilizzata partendo da un problema che i nostri ricercatori ci hanno spesso chiesto. Gli esperimenti possono essere time consuming, gli esperimenti sono costosi, possiamo trovare una strategia che ci può supportare nel minimizzare il numero di esperimenti, ma allo stesso tempo comunque estrarre la massima informazione che ci può essere utile. E quindi qui quello che abbiamo proposto ai colleghi sono tecniche di optimal experimental design. Quindi l'optimal experimental design è una tecnica statistica che combina statistica, ma insomma machine learning,
ed è utilizzata proprio per supportare, insomma, i ricercatori nel pianificare e andare a designare future sperimentazioni. Quindi il suo obiettivo è quello di capire, diciamo, quindi per utilizzare l'obiettivo è quello di capire, una volta identificati dei parametri di interesse, come andarli a settare poi dopo negli esperimenti che effettivamente si vogliono andare a fare. E qui vi mostro un po' quello che è il ciclo, un po' quello che è il workflow quando si utilizzano questo tipo di tecniche. Quindi, innanzitutto, bisogna partire da dati, da qualche dato sperimentale o da delle simulazioni. Ecco, questo workflow in realtà io vi ho detto pensando direttamente a degli esperimenti in laboratorio, ma in realtà tutto quello che sto raccontando può essere anche esteso parlando di sperimentazione con simulatori, quindi nel senso quello che vi racconto è assolutamente estendibile anche attraverso simulazioni se uno vuole, insomma, andare a ottimizzare il numero di simulazioni se, tenendo conto tutta una serie di vincoli, possono essere i tempi, i costi, eccetera. Quindi sicuramente si parte da dei dati. I nostri esperti identificano una grandezza di interesse che gli interessa, per esempio, forse un'efficienza. E si va a sviluppare un primo modello data-driven, quindi è un regressore, modello di regressione, può essere un Gaussian process, per esempio. Ci piacciono i Gaussian process perché di default ci permettono di quantificare l'incertezza. Quindi un modello che lega quella che è la grandezza di interesse con le variabili di input, che sono quelle che poi dopo vanno a determinare il setting sperimentale. A questo punto, una volta sviluppato un modello di questo tipo, come dicevo, un Gaussian process, per esempio, di default ci dà come informazione anche quella che è l'incertezza, no? E un criterio, per esempio, per decidere come fare il prossimo esperimento può essere andare a valutare, andare a considerare quei punti in cui è maggiore l'incertezza. È chiaro che in questo caso questo non è l'unico modo, in questo caso qui lo vedete per esempio no, nel grafico viene selezionato il punto a maggiore incertezza e quindi può essere il punto in cui andare poi dopo a fare l'esperimento. L'incertezza in questo caso è l'incertezza più legata al modello, ok? Ma ci sono altri criteri, uno può anche giocare per esempio sull'errore, ok? Quindi va a stimare l'errore del modello. Può giocare anche sul fatto, può aggiungere nel problema di ottimizzazione anche vincoli quelli che sono il costo dell'esperimento. E questo processo, una volta che vengono insomma suggeriti i nuovi punti sperimentali, può essere ripetuto. Noi, per esempio, questa tecnica l'abbiamo applicata nel processo di mineralizzazione della CO2, ok? Siamo in ambito usage del processo CCUS ed è stato utilizzato, ecco, il tool che abbiamo sviluppato, insomma, ha permesso ai nostri ricercatori di effettivamente estrarre l'informazione che gli interessava andando a minimizzare gli esperimenti. Questa è comunque una tecnologia, qui ho riportato la mineralizzazione della CO2, ma in realtà ormai è diventato un default per tutti, uno strumento che utilizziamo di default con tutti i nostri colleghi dell'ambito R&D. Quindi, volendo concludere, quindi abbiamo sviluppato questo framework. Io qua oggi vi ho dato giusto veramente un assaggio. In questo framework, comunque, il ricercatore ha un ruolo fondamentale, questo è sempre importante dirlo, nel senso che ci sediamo come data AI scientist sempre a un tavolo con i nostri ricercatori e noi sviluppiamo i modelli, però abbiamo sempre bisogno della loro conoscenza. Come vi dicevo, l'approccio è abbastanza indipendente, no, dall'ambito in cui collaboriamo, chiaramente. Non ci sarà un metodo che va bene per tutti i problemi, però insomma, overall il framework è generalizzabile. E a questo è, diciamo, in questo modo abbiamo anche proprio sviluppato internamente poi tutta una serie di prodotti che possono essere scalati indipendentemente dalla tecnologia. Io ho detto tutto, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Francesco, ti do subito una domanda arrivata dal pubblico legata all'intelligenza artificiale generativa, chiaramente ne hai parlato in parte prima, chiedono in generale come
può supportare e accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie per la neutralità carbonica. Sì. Allora, la generativa è sicuramente uno strumento che può supportare la ricerca in generale. Già prima, come vi accennavo, caso base, ho tanti articoli scientifici. La generativa mi può supportare, per esempio, nel fare Q&A dirette, quindi nel fare dei riassunti, estrarre informazioni in maniera più velocemente. Può supportare, per esempio, se si hanno tanti documenti, no, di diversi esperimenti, quindi per estrarre insight, perché può essere complesso, insomma, comunque prendere quando il numero di documenti, quando si fanno delle sperimentazioni, è molto alto, avere uno strumento che in qualche modo ci permetta di estrarre in maniera più veloce l'informazione che si vuole ottenere è sicuramente di supporto, dove chiaramente lo sottolineo, il ricercatore poi gli output di questi strumenti li deve sempre controllare. Ecco, cioè questo è fondamentale, non è che è sempre importante che il ricercatore vada a controllare gli output di questi modelli. Di recente poi ci sono, ecco, la generativa non è solo ChatGPT, io qua ho fatto più riferimento a quelli che sono large language model, quindi pensando a dati testuali. Di recente ci sono, stanno cominciando a uscire insomma in letteratura anche metodi più specifici per certi ambiti, faccio un esempio, l'ambito chemistry, ci sono modelli quindi specializzati nell'ambito chimico, per esempio, modelli che sono in grado di generare quindi quello che è l'output di una reazione chimica, parte di retrosintesi, quindi insomma ci si sta anche evolvendo in questa direzione di andare a specializzare questi modelli generativi in specifici ambiti, dove sempre, dove comunque insomma si è ancora un po' all'inizio, cioè sono recenti i lavori, quindi insomma sicuramente da monitorare e chi saprà insomma capire poi dopo più velocemente degli altri le potenzialità sicuramente avrà, diciamo, un vantaggio non da poco. Grazie mille. Dal pubblico qualche domanda? Prego. Allora, quando parliamo sulla calibrazione, Sì. la modella migliore è quello che può diminuire errore, ma un problema che può succedere è overfitting. Una soluzione può essere preprocessing del dato misurato, ma nello stesso tempo può perdere le informazioni con il preprocess. Cosa dice per avere un Ok, la domanda per questo caso. sì, ripeto la domanda per quelli a caso. La domanda che mi è stata fatta è che può capitare quando bisogna insomma calibrare, per esempio, un modello fisico, quindi fare un matching tra quello che ci dice il modello fisico e osservazione sperimentale. Nel fare ciò si possa, insomma, ancora un problema tipico che si ha nel machine learning, che è quello dell'overfitting. Quindi dal pubblico è arrivata questa domanda: quali possono essere, insomma, modi e possibili soluzioni? Beh, sicuramente la risposta, diciamo, base che mi viene in mente è regolarizzazione, quindi regolarizzare, quindi quando tipicamente quando si va a sviluppare un modello di machine learning abbiamo una funzione costo, quindi per esempio l'errore, posso utilizzare dei termini di penalità per evitare insomma l'overfitting. Un altro modo può essere quello di non utilizzare modelli troppo complessi, ecco, quindi modelli che hanno, come si suol dire nell'ambito, hanno minor capacità, ok? Quindi piuttosto che avere qualcosa che fa veramente un fitting, noi vogliamo un modello che estrapoli, generalizzi, e quindi qui il consiglio poi è sempre adottare un'ottima strategia di cross-validation, nel senso che tecniche per evitare overfitting come regolarizzazione, ma anche una buona cross-validation per rendersi conto, una strategia cross-validation per rendersi conto di quello. Se c'è veramente overfitting, nel senso che se effettivamente ho su training set un errore zero, o sempre zero, c'è sempre qualcosa che non va. Ecco, questo diciamo che lo dico chiaramente. Quello è molto importante, sì.
Grazie mille Francesco, un applauso. Chiudiamo con l'ultimo speaker di oggi, Andrea Mazzoni, PhD candidate in Environmental Infrastructure Engineering al Polimi. Un applauso. Buonasera a tutti, buonasera alle persone che ci seguono da remoto, grazie per essere qui. Stasera vi parlerò di due applicazioni che abbiamo sviluppato in questi ultimi 3 anni nel gruppo MIPOR del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano. Queste due applicazioni sono un primo lavoro associato alla ricostruzione della distribuzione dei geomateriali, quindi abbiamo sviluppato una metodologia multi-machine learning per creare una ricostruzione probabilistica della distribuzione dei geomateriali a larga scala, per il caso studio del bacino del Po. Il secondo lavoro che vi presenterò stasera è associato invece all'applicazione di tecniche di computer vision, quindi tecniche per le analisi di immagini, per determinare i path preferenziali dei contaminanti all'interno dei mezzi porosi e determinare il tempo di percorrenza dei contaminanti all'interno di questi path. Siamo subito con la prima fase. La prima fase consiste, il primo lavoro è legato fondamentalmente, raccoglie i dati, tutti i dati, i risultati grafici disponibili per la zona, li preprocessa e li prepara per essere utilizzati all'interno di un modello machine learning, per poi creare una ricostruzione probabilistica della distribuzione dei geomateriali per il sottosuolo del bacino del Po. I tre obiettivi principali di questo primo lavoro sono: il primo è creare un dataset tridimensionale georeferenziato che includa tutte le informazioni litostratigrafiche disponibili per gli acquiferi del bacino del Po. Il secondo obiettivo è quello di realizzare una metodologia in grado di predire, di creare una ricostruzione basata sul machine learning, di creare una ricostruzione probabilistica della distribuzione dei geomateriali. E il terzo obiettivo è quello di quantificare l'incertezza associata alla ricostruzione che abbiamo realizzato. Come vi dicevo, il nostro caso studio è il bacino del Po. Il bacino del fiume Po è il più grande d'Italia e si estende per più di 70.000 km². Include un terzo della popolazione italiana e la maggior parte delle attività industriali e agricole italiane. Il primo step di questo primo lavoro è consistito nella realizzazione del dataset. Abbiamo raccolto i dati disponibili da tutti i geoportali delle regioni incluse nella zona. Qui vedete una mappa che, non so se si vede. Ok, qui vedete una mappa che rappresenta, ogni punto in questa mappa rappresenta un pozzo del quale sono presenti le informazioni litostratigrafiche, e qui sulla destra vedete una schematizzazione di un pozzo nella quale ogni layer è assegnato a una categoria di geomateriale diverso. Abbiamo scelto 6 categorie di geomateriali e di ogni layer abbiamo la sua profondità e il suo spessore. Questi layer sono poi stati preprocessati e quindi suddivisi in sottolayer di equo spessore uguale a 1 metro per garantire un'equa rappresentazione all'interno del dataset di training che è stato utilizzato nel modello machine learning. Abbiamo raccolto dati per un totale proveniente da più di 50.000 pozzi e ci hanno portato a un dataset di training che contiene più di 2 milioni di dati. Abbiamo quindi scelto utilizzare questi dati, quindi per poi realizzare la ricostruzione probabilistica della distribuzione dei geomateriali, di utilizzare un modello machine learning. Nello specifico abbiamo deciso di utilizzare il multilayer perceptron classifier. È anche chiamato Vanilla Neural Network. Questa è una delle neural network più semplici che sono disponibili in letteratura, ma sono particolarmente adatte per i problemi di classificazione, come ad esempio la nostra applicazione. Brevissimamente vado un pochino nel dettaglio di come funziona un multilayer perceptron, è una spiegazione molto semplificata. Il multilayer perceptron classifier è composto da tre componenti principali e
Il primo componente qui, riquadrato in verde, è quello associato al layer di input. Il layer di input è composto dai nodi di input che sono associati alle variabili di input. Nel nostro caso specifico le variabili di input che diamo sono le coordinate dei punti del dataset di training o dei punti nella quale vogliamo fare la ricostruzione, vogliamo predire un geomateriale nella fase di ricostruzione, nella fase di predizione. Quindi queste informazioni sono le coordinate x, y, z e la depth rispetto alla superficie del suolo. Le ultime due informazioni, la Z e la depth, cioè, ci consentono di dare in modo indiretto alla neural network anche l'informazione della topografia del terreno. Il secondo componente dell'MLP è il layer di output, e questo è composto nel nostro caso da 6 nodi che sono associati alle 6 categorie di geomateriali nella quale abbiamo suddiviso il dataset per cui dopo faremo la ricostruzione, con cui dopo faremo la ricostruzione. Quello che sta in mezzo, che quindi trasforma il nostro input nell'output, sono quelli che vengono chiamati hidden node e quindi gli hidden layer contenuti all'interno di questi hidden node. Vediamo brevissimamente in modo semplificato come un hidden node processa le informazioni. Quindi in ogni hidden node viene fatta una somma pesata dei dati di input che sono collegati alla sua sinistra, in questo caso dell'architettura. Questi pesi vengono calibrati durante la fase di training e questa somma pesata viene poi passata all'interno di una funzione non linearizzante e quindi poi passata al layer successivo. Può essere un layer successivo di hidden layer successivo nel caso di deep neural network o nel caso di output come in questo esempio semplificato che vedete. Ora la domanda era, ok, come determiniamo il numero ottimo di hidden nodes e hidden layer per la nostra applicazione? Quello che abbiamo fatto è stato applicare un processo di cross-validazione stratificata che ci consente di utilizzare, di suddividere il nostro dataset in sottodataset e utilizzare tutti i dati iterativamente per il processo di validazione. Abbiamo utilizzato questa cross-validation per confrontare 48 diverse architetture di neural network con una complessità crescente, con un numero di hidden node che va da 1 a 8 e un numero di hidden layer che va da 1 a 8 e un numero di hidden node per ogni hidden layer che va da 5 a 200. Qui vedete sulla sinistra il grafico, questo grafico sulla sinistra rappresenta l'accuratezza delle diverse reti neurali che abbiamo testato. Abbiamo scelto quindi una rete neurale che bilanciasse quindi l'accuratezza, portasse a uno dei valori massimi di accuratezza e sulla destra invece riporto il costo computazionale, quindi una neural network che consentisse di avere un costo computazionale contenuto. Una volta selezionata l'architettura migliore, che è quella che è composta da 7 hidden layer composti da ognuno da 15 hidden nodes, abbiamo fatto il training sull'intero dataset e abbiamo poi utilizzato la neural network calibrata dopo il training per predire in una griglia nella quale abbiamo discretizzato il nostro dominio, una griglia tridimensionale, per predire in ogni punto la categoria di geomateriale. Abbiamo scelto di utilizzare un approccio probabilistico, quindi non abbiamo fatto una semplice singola ricostruzione, ma abbiamo fatto leva sulla componente random della metodologia, che è l'inizializzazione dei pesi e dei bias all'interno degli hidden nodes. Quindi quello che abbiamo fatto è stato inizializzare n volte i pesi e i bias. Questi pesi e bias poi sono stati, è stato fatto il training di tutte queste n neural network, che quindi porterà a diversi valori calibrati di pesi e bias, che porteranno di conseguenza a n ricostruzioni equiprobabili e quindi ci consentono di stimare la probabilità di ogni geomateriale di essere predetto in un dato punto e anche l'incertezza associata. Adesso vediamo brevissimamente come. Qui vedete l'esempio di una sezione di 3 ricostruzioni diverse. Ovviamente in tutte e 3 le ricostruzioni il dataset che è stato usato per il training è il medesimo, quindi le ricostruzioni sono simili, hanno delle... I tratti principali delle ricostruzioni sono simili, ma se si va a guardare in dettaglio, le 3 ricostruzioni presentano delle differenze, sono diverse tra loro, soprattutto nei bordi tra zone di geomateriale omogeneo. Okay. Qui vedete un'animazione della ricostruzione tridimensionale. La ricostruzione finale ha una risoluzione di 1 km² sul piano orizzontale e di 1 metro sul piano verticale e si estende dalla superficie del suolo fino a una profondità di 400 metri sotto la superficie del suolo.
Come vi dicevo, l'approccio probabilistico ci consente non solo di fare la ricostruzione della distribuzione dei geomateriali, ma di predire, di stimare la probabilità di ogni geomateriale, di ogni categoria di geomateriali, di essere predetta in ogni cella del nostro dominio. L'abbiamo calcolata come il numero di volte che una data categoria è stata predetta in una data cella della griglia, diviso il numero di volte. Questa informazione è stata poi impiegata per stimare non solo la questa probabilità, ma per stimare anche l'incertezza attraverso l'utilizzo della Shannon Entropy, che ci consente di passare dalla probabilità all'incertezza. Sulla sinistra vedete la ricostruzione, l'animazione della ricostruzione, e sulla destra la relativa incertezza. È importante notare come sul lato destro della ricostruzione qui si nota un'incertezza molto alta, e questo è dato dal fatto che nelle zone di montagna i dati sono molto scarsi, quindi la densità dei dati è molto bassa, e quindi il modello ci restituisce un risultato con un'accuratezza molto bassa, mentre nelle zone di pianura abbiamo un'accuratezza molto più alta, in quanto poi dopo la densità dei dati è molto più alta in questa zona. Nella parte concludo questa primo lavoro mostrandovi un comparison che abbiamo fatto con alcuni studi locali. Abbiamo preso alcuni studi locali geologici e abbiamo visto che il nostro modello era in grado di predire i tratti principali dei diversi layer dei geomateriali. Quindi l'output di questo primo lavoro sono la creazione di un dataset tridimensionale georeferenziato che include tutte le informazioni litostratigrafiche presenti nel bacino del Po, una ricostruzione, il secondo risultato è la realizzazione della ricostruzione probabilistica della distribuzione di geomateriali, e la quantificazione dell'incertezza associata a questa ricostruzione. Questi risultati, i risultati di questo lavoro, sono stati poi combinati per ottenere la distribuzione della conduttività idraulica all'interno del bacino del Po, quindi a larga scala, e sono stati poi impiegati all'interno di un modello di flusso, di un modello idrogeologico, che è ora in fase di pubblicazione. Parlo ora brevissimamente del secondo lavoro. Il secondo lavoro è stato l'ho svolto durante il mio periodo di visiting research all'Università della California del Sud a Los Angeles. L'obiettivo di questo lavoro è predire la posizione di preferential path all'interno di campi di conduttività idraulica e estrarre le informazioni da questi preferential path per stimare l'early arrival time. Definisco brevissimamente cosa intendo con early arrival time e preferential path. L'early arrival time è il tempo che un contaminante, che l'1% del contaminante impiega per passare da una sorgente a un piano di controllo, mentre il preferential path è il percorso che questo contaminante fa per andare dalla sorgente al piano di controllo. Gli obiettivi di questo lavoro sono stati due: utilizzare un modello deep learning di computer vision per determinare le zone del dominio in cui è presente il preferential path, e una seconda tecnica machine learning, un secondo modello machine learning che è in grado di, una volta estratte le informazioni dei preferential path, stimare l'early arrival time, quindi il tempo che i contaminanti impiegano a percorrere questo preferential path. Per farlo abbiamo generato un dataset sintetico di training, abbiamo generato dei campi di conduttività idraulica, abbiamo risolto il flusso utilizzando un modello fisicamente basato alle differenze finite, e abbiamo imposto quindi un flusso che andava da questo dominio rettangolare da sinistra verso destra, e poi abbiamo risolto il trasporto utilizzando un codice di particle tracking, quindi un altro codice fisicamente basato. In questo modo abbiamo creato un dataset sintetico di training che ci dà le informazioni di preferential path e early arrival time per una serie di campi di conduttività idraulica che abbiamo generato. La nostra idea è stata quindi: è possibile applicare un modello convolutional neural network che solitamente è utilizzato nel modello di computer vision, che è utilizzato ad esempio nell'autonomous driving per determinare, ok, in questa immagine che la mia macchina vede, questa zona è la strada e questa zona non è la strada, è ad esempio un albero, un marciapiede? È possibile utilizzare una tecnica simile per determinare, partendo da un'immagine del campo di conduttività idraulica, quali zone sono associate al path preferenziale, al preferential path, e quali zone non lo sono? Per farlo abbiamo realizzato tre differenti architetture con complessità crescente, come vedete qui, di convolutional neural network. Qui ne vedete i risultati. A sinistra vediamo tre esempi di campi di conduttività idraulica che portano a tre condizioni diverse di preferential path. La seconda colonna mostra
i risultati ottenuti con i modelli fisicamente basati, mentre le tre colonne successive mostrano i risultati ottenuti con le tre diverse neural network a crescente complessità. Quello che abbiamo visto è che la neural network con la complessità maggiore, benché tutti e tre siano in grado di predire piuttosto bene la predizione di differential path, la neural network con la complessità maggiore è quella in grado di predire meglio la posizione di questi preferential path. La seconda e ultima parte di questo lavoro è consistita nell'estrarre le informazioni di questi preferential path, quindi la media della conduttività idraulica, la deviazione standard, eccetera, quindi le informazioni presenti all'interno di questi preferential flow path, e creare un modello data-driven che, utilizzando solo le informazioni all'interno dei path preferenziali dei contaminanti, sia in grado di predire il real-level time. Abbiamo creato questo machine learning che è del tutto simile a quello che abbiamo visto prima, quindi utilizza un multilayer perceptron, e abbiamo visto che questo modello è in grado, partendo solo, è la prima volta che viene utilizzata solo l'informazione all'interno di preferential flow path per determinare il tempo, il real-level time dei contaminanti all'interno di questi domini. Qui vediamo un agreement sull'asse delle X, Y e l'asse delle X tra i dati predetti con il modello simulazione fisicamente basata, e sull'asse delle X invece quello del modello machine learning. E sulla destra abbiamo la sovrapposizione delle due distribuzioni di probabilità ottenute con il modello fisicamente basato e il modello machine learning. Concludo dicendo che la parte finale di questo lavoro è stato combinare le due parti, quindi stimare la posizione di preferential path utilizzando modelli di computer vision, quindi modelli di machine learning per l'analisi di immagini, e poi estraendo le informazioni, utilizzare il secondo modello machine learning per predire la distribuzione di probabilità degli early arrival time. Qui vediamo che il modello più complesso, coerentemente con i risultati che vi ho mostrato precedentemente, è quello più coerente con la simulazione fisicamente basata, quindi le ultime due box. Ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione. Se siete interessati a maggiori informazioni, il primo lavoro è già stato pubblicato su una rivista open source, quindi accessibile attraverso il QR code qui disponibile, mentre il secondo lavoro è attualmente in fase di pubblicazione, ma i codici sono disponibili su una open source code repository. Mille, Andrea, ci sono domande dal pubblico intanto? No, ciao. Non è chiaro qual è la informazioni sul layer di input del progetto, quello relativo alla pagina del PO. Cioè, che dimensione ha, per andare un po' nel dettaglio della rete neurale, e che tipo di informazioni vengono inserite in quella sul layer di. Oh, certo, sì. XYZ D invece è profondità, però poi non. Sì. Allora, quindi la domanda è: si chiede quali sono gli input che vengono forniti al modello per poi fare la predizione. L'associazione tra la layer di input e l'osservabile, che poi serve per fare l'addestramento. Cosa c'è? Certo, allora, nella fase di training diamo in input le coordinate del punto dove abbiamo il dato, quindi la posizione tridimensionale del punto, quindi x, y, z e la sua distanza dalla superficie. Nel layer di output viene assegnata la categoria di geomateriale. In questo caso il layer di output fornisce uno score per le diverse categorie, e quindi lo score più alto sarà la categoria che vuole assegnare. Noi nella fase di training ovviamente assegniamo 1 alla categoria che è stata, che deriva dal dato, quindi ad esempio abbiamo un punto nella quale abbiamo gravel, quindi ghiaia, assegniamo 1 alla categoria, al nodo di output associato a questa categoria, e 0 a tutti gli altri, esatto. E nell'input abbiamo invece le coordinate di questo dato. Quindi sono esattamente solo le coordinate della profondità. Esatto, esattamente. Nella fase invece di predizione abbiamo griglia che discretizza il dominio, e diamo in input la posizione della cella nella quale vogliamo una categoria, e quindi ci verrà dato poi in output uno score per le diverse categorie, e noi assegneremo la categoria che riceve lo score più alto. Esattamente. C'era un'altra domanda? Sì, una curiosità. Quando si parla, ad esempio, questo esercizio fatto sul delta del Po, sul bacino del Po, quanto è l'impatto del caricamento dei dati, di input, considerando che immagino che molti di questi dati sono ancora in formato digitale?
Quindi bisogna andare negli archivi storici degli enti. Quindi rispetto a una durata complessiva del lavoro, quanto impatta quando si parte di questo? Mentre per altri esempi che sono stati fatti, parliamo di sensoristica che serve per acquisire i dati da elaborare, qui invece bisogna ancora l'uomo andare in archivio a cercare, quindi sono oneri che. Certo, La domanda per chi segue da casa è relativa al quanto impatta in un progetto di questo tipo la raccolta per processing dei dati, considerando che non sono sensori come in altri tipi di progetti, ma qualcosa che magari si trova in archivi e così via. sì, posso dire che impatta molto, infatti la creazione del dataset tridimensionale georeferenziato e realizzato in modo in formato uniforme è stato un lavoro di per sé singolo. Che stiamo pensando di pubblicare come dataset, poi ho realizzato. Fondamentalmente quello che è presente è, allora, i dati sono già stati per lo più digitalizzati, sfortunatamente per ogni layer, spesso è presente solo una descrizione qualitativa dell'operatore, che al momento stavo facendo un'operazione di grading, ad esempio, quindi una descrizione qualitativa del geomateriale presente all'interno di ogni layer. Una parte grossa del lavoro è stata creare un metodo SIG-supervised per andare a suddividere in queste sei categorie. Abbiamo scelto sei categorie proprio data la complessità del dato di input, che è quindi un dato qualitativo e quindi va interpretato. Questo lavoro è stato fatto qualche anno fa. Ad oggi stavamo pensando di modificare questo metodo, comunque se dovessimo rifarlo da zero, stavamo pensando di utilizzare Generative AI in grado di interpretare la descrizione qualitativa di un operatore. Utilizzando comunque una comprensione del linguaggio per andare poi a segnare una delle categorie. Qualche anno fa, quando abbiamo creato questo dataset, questa cosa è stata fatta con un metodo semi-supervised, quindi quello che facevamo era estrarre le parole chiave dalle descrizioni qualitative e poi le parole intorno alle parole chiave. Quindi, ad esempio, se per un dato avevamo un'informazione di matrice, quindi dato che l'obiettivo finale è poi quello di realizzare un modello di flusso in grado di fornire dati, poi dopo anche i gestori delle acque, quindi l'obiettivo finale non era la mera ricostruzione idrogeologica ai fini scientifici, ma la creazione di un modello in grado poi dopo per un'applicazione. Quindi abbiamo quindi selezionato le informazioni che ci potevano dare, assegnato alle categorie, che ci potevano poi portare alle migliori informazioni di conduttività idraulica poi dopo per il modello. Quindi, ad esempio, se avevamo una descrizione della matrice, veniva assegnata la categoria della matrice in cui, ad esempio, quindi se avevamo della ghiaia in matrice argillosa, veniva assegnata la categoria, ad esempio, argilla, in quanto poi la conduttività idraulica sarà più bassa, molto più bassa rispetto a quella di una ghiaia. Quindi è stato fatto un metodo semi-supervised, nella quale venivano estratte le categorie e in base alle parole chiave che c'erano intorno a queste categorie, veniva poi assegnata la categoria stessa. Quindi questo ha velocizzato un po' il processo, ma c'è stata comunque un'analisi di un bel po' di dati fatta a mano, prima per capire come fare il setup di questo metodo semi-supervised e poi dopo per classificare quelle descrizioni che non erano classificabili con questo metodo semi-automatico. C'è un'altra domanda là. Allora, sono curioso di sapere come avete considerato avete costruito Allora, la differenza di questo modello rispetto ai modelli classici che vengono utilizzati, che sono quelli che considerano la correlazione spaziale dei dati, quindi quelli basati ad esempio su metodi basati sul variogramma, in questo caso la correlazione spaziale viene appresa dalla neural network, quindi non va imposta, ma viene appresa dalla neural network quando leggendo le informazioni che sono embedded, quindi che sono inserite, che sono date dall'insieme dei dati. Quindi se la neural network imparava che in una data zona tutti i dati portavano una data categoria materiale, di geomateriale, allora in quella zona lui andava a segnare una data categoria di geomateriale, quindi apprendeva in modo automatico la correlazione spaziale tra i dati. Quindi non è imposto in nessun modo, ma viene lasciato il metodo machine learning ad apprendere queste informazioni. Grazie mille, grazie Andrea, un applauso.
Chiamo qui Ana per la chiusura. Approfitto per ringraziare i nostri speaker, voi qui presenti in sala e chi è collegato in streaming. E chiaramente ringrazio Ana per questo, ti lascio la parola. Grazie a tutti per essere rimasti qui fino a quest'ora e grazie mille ai nostri speaker per l'impegno, per le presentazioni molto chiare. Grazie davvero. E grazie di nuovo al Polimi per averci dato la sala e a Stan per tutta la logistica. Ricordo chi è presente che adesso ci sarà un aperitivo al piano superiore. È stato sponsorizzato da DG Impianti, quindi costerà solamente 5 euro. Vi chiedo di darci i soldi a noi così li anticipiamo, quindi vi chiedo di darli a me e di anche darmi i vostri nomi di modo tale che io possa segnare anche l'attendance. Grazie. Grazie.